Twitter intervista Fabio Felisi di Iacuzzi. Che prodotti state presentando durante il Fuori Salone 2013? Il prodotto di punta del Fuori Salone 2013 è un prodotto disegnato dall'architetto americano Libensky, che ha trasformato in un vortice, in un quadrato e in una bellissima spa. Questo prodotto sarà disponibile nei prossimi mesi nei mercati mondiali ed è di un'innovazione, di un design assolutamente unico. Che prodotti in particolare della vostra azienda sono dedicati al contract? Il contract è il mondo alberghiero, è diventato core business di Iacuzzi. Si parla molto di private wellness, quindi wellness all'interno delle camere alberghiero, nelle junior suite o nelle camere di un certo livello. E noi abbiamo presentato prodotti che vanno verso il wellness con l'idromassaggio come cuore, la sauna, hammam e poi le mini piscine, ovvero le spa. Con che materiali state lavorando per questi prodotti? I materiali sono sicuramente importanti, ma forse dove ci stiamo focalizzando di più è l'idromassaggio ed è nella nuova tecnologia dell'idromassaggio che permette con un idromassaggio a 30 gradi, quindi un'angolatura a 30 gradi dell'acqua e dell'aria che tocca la gamba, di permettere la migliore circolazione del sangue e il migliore rilassamento per il corpo e per il nostro benessere. E per quanto riguarda l'acqua che è all'interno delle vasche, qual è la vostra tecnologia? Beh, l'acqua è sempre H2O, da lì non si scappa. La nostra tecnologia però riguarda i getti, di come noi siamo gli unici dove acqua e aria si integrano insieme e toccano il corpo a 30 gradi. Toccando il corpo a 30 gradi, la velocità del sangue si irradia al cuore nel modo migliore e permette al nostro corpo di raggiungere quel benessere che ci serve per trascorrere i momenti della giornata. In quali paesi state lavorando maggiormente? Diciamo che noi abbiamo il quartier generale in Italia che segue tutta l'Europa, l'Asia e l'Africa. L'Europa è sicuramente la nostra parte fondamentale, ma il cuore rimane e sarà sempre l'Italia. Poi tutta l'Europa occidentale e adesso stiamo andando e sta andando molto bene tutta l'Europa dell'Est, compreso la Russia. Allora un grazie a Fabio Felisi per questa video intervista. Grazie a lei e alla sua fantastica telecamera.